potrei dire non era questo il campo dove bisognava venire a prendere i punti, non era questo l'avversario, io invece non sono normale sotto tutti i punti di vista, e quindi dico che per me era un campo dove si potevano prendere i punti. Se l'ha preso il Brescia, penso che non è Barcellona, poteva prendere anche il Trapani. Il problema è che noi siamo entrati in campo con più rispetto di quello che era giusto avere nei confronti della capolista, nei confronti di una squadra che ovviamente è la più forte di tutti, che in 42 partite sicuramente arriverà davanti a tutti, però in una o due partite te la puoi giocare in maniera diversa. Quindi ho visto il mio non rammarico, perché sennò sembra che mi lamenti sempre, però se il primo tempo in realtà le occasioni, l'occasione vera ce l'hai avuta tu, perché il tiro di Siligardi non era un'occasione vera, e stai perdendo 1-0 pur a mio giudizio non avendo quella fiducia nelle tue possibilità, ti fa pensare che magari mettendoci qualcosina in più sotto quel punto di vista avremmo magari perso lo stesso, però non lo so, è quello il piccolo dubbio che mi rimane, insomma. E quindi siamo stati in partita anche il 2-0 non è che è venuto su una pressione del Verona che ha creato occasioni su occasioni, mi sembrava che la partita fosse equilibrata. È chiaro, noi non potevamo esporci, perché su 1-0 dovevamo star lì e cercare di pungere il Verona, però magari di fare qualcosa di più concreto negli ultimi 20 minuti, 15 minuti. Invece in un momento di stasi della partita c'è stato il gol di Valotti, che in pratica ha chiuso ogni nostra velleità. Sì, su alcuni giocatori c'era da discutere, per me il Trapani c'ha dei giocatori più forti di quelli del Verona. Ve lo dico io. Tipo? Tipo Scozzarella, che il Verona non ha. Tipo Coronario, che non abbiamo. Tipo il fratello di Petrovic, che non era. Magari il Fusco se li segna sul taccuino per gli acquisti. Questi sono per la Serie A, non per la Serie B. Con Pazzini questi no, niente. No, niente, dispiace perché. Cioè, a me non piace sindacare, però se voi siete giornalisti di Verona, no? C'è stata l'ammonizione di Valotti, a mio giudizio gratuita, perché palla trasmessa, ha fatto un fallo d'ammonizione, l'espulsione sul 2-0 a partita finita mi sembra assurda, insomma assurda, ci può stare, è capitato anche a noi. E quindi c'era stato un piccolo fallo di Pazzini, non cattivo assolutamente, no? Non in riferimento a quello che può essere un intervento cattivo. Quindi però ho chiesto pizzico magari di rispetto, perché ha fatto un fallo a uno che prende 40.000 euro l'anno. È solo questo. Finita lì la cosa, insomma. Sì, no, per me sì, a me non me ne frega niente, né di Pazzini né degli altri. Per me le partite finiscono e non devo né giustificarmi con nessuno, né ci mancherebbe, insomma, lui è giocatore importante di questa squadra e lo rimarrà fino alla fine, insomma, quindi non cambia niente il mio giudizio. Ho detto semplicemente che bastava. Vabbè, insomma, sono cose che in campo sì, succedono, basta. A me dispiace, perché questo è un posto dove volevo giocare in maniera diversa, è solo questo. E quindi giocare come non quest'anno, però spesso ci capita di giocare anche magari perdendo, per carità, voglio dire. Però il non aver dato. Se aver dato l'idea comunque di una squadra che è stata bene in campo, però non particolarmente pericolosa, per quello che mi riguarda non è il massimo delle soddisfazioni. Io non ho 35 anni che alleno, cioè no, non sono un 35enne che alleno, no? E quindi ormai di queste soddisfazioni non vivo, mi piace fare i risultati, mi piace andare anche a fare delle imprese, e oggi abbiamo fatto comunque la squadra che si è comportata bene. Il secondo tempo fino al gol di Valotti non è che la squadra avesse fatto malissimo, cioè non dava l'idea, bisogna essere sincero, di però sai, no, era anche un momento intermedio della partita che se noi ci sbilanciavamo rischiavamo, e quindi anche lo stesso Verona non è che stava creando chissà cosa, insomma era un momento, sai, quelle situazioni in cui si decide qualcosa, purtroppo è venuto fuori, purtroppo. Non solo purtroppo, perché poi gli errori li facciamo, è inutile stare anche sempre a prendersela con gli altri. Purtroppo Bruno non,
non è un problema, nel senso che però in questo momento noi vorremmo da lui cose che siamo abituati a vedere con lui, e ci si aspetta tanto di più, forse anche troppo, però di più può dare, deve dare, quindi deve trovare una condizione. Citro era sfinito perché il primo tempo ha corso tantissimo e poi sono entrati Piadicenco, poi Ferretti, quindi gli attaccanti li abbiamo messi, insomma. Quindi quel pizzico di incoscienza che è tipico di una squadra che ha una classifica diversa, è inutile stare, cioè noi, e l'ho detto anche la squadra, non potevamo giocare una partita dicendo non abbiamo niente da perdere. Noi siamo in una situazione di classifica che i punti bisogna cercare di farli con tutti, o che sia il Verona o che siano altre squadre, bisogna provarci. E quindi aver subito anche quel tipo di gol in quel momento, penso di poter dire al primo tiro giù di lì, non c'era stata un'occasione vera da parte del Verona, non è il massimo, insomma, come è successo a Bari, come è successo con la Provercelli, come è successo in altre situazioni, e questo incide nel morale della squadra, insomma, cerca di ritrovare forze e poi magari non ce la fa, però non è questa la partita, adesso lo dico, che fa testo per quelle che saranno le nostre possibilità. Noi abbiamo possibilità immense ancora di poter crescere, quindi sabato bisogna essere non particolarmente belli ma molto più efficaci, quello è sicuro. Va bene, poi vai in campo, prepari le partite e devi, ma io stamattina ho sentito la scossa qui a Verona, ovviamente sapendo dov'è ho telefonato subito a casa, e i miei erano fuori di casa e mi hanno raccontato scene brutte, tra l'altro in un luogo dove abito io, dove non è particolarmente pericoloso, però hanno sentito forte. E Valeriano Recchi non è venuto neanche in panchina oggi perché lui è di Norcia e la sua famiglia ha subito problemi enormi, per fortuna niente sotto l'aspetto della salute. Quindi che dico, l'unica cosa è che la gente stia vicino all'Umbria, alle Marche, perché veramente io l'ho vissuto relativamente, è un inferno psicologicamente, il terremoto è devastante sulle persone, sui bambini, sugli anziani, su tutti. Non è solo un fatto fisico da dover ripartire o materiale, è proprio un fatto psicologico, e quindi spero che l'Italia stia veramente vicino, perché non finirà qui, ci vorrà tanto tempo per poter ritornare a vivere.